Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci di nuovo con SimCity. Io sto registrando il video dietro l'altro direttamente, così magari per fare una partitazza. Più che altro perché, come detto, è una droga. Quindi non ci si può fermare dopo 20 minuti soli di gameplay. Quindi spero che vi sia piaciuto il primo video. Comunque nel prossimo, diciamo, cambierò il nome, perché giustamente lo sto registrando di seguito. Quindi non so se mi avete replicato, se avete risposto, se vi è piaciuto il video. Spero di sì. E poi vabbè, come detto, cambieremo il nome della cittadina. Ma quanto cazzo costa una strada di 20 metri? No, un po' di più, però vabbè, un quartierino su via. Allora, stiamo iniziando ad accumulare un pochino di denaro. C'è carenza di zone industriali. Vabbè, te l'ho costruita qua. Adesso i soldi ci servono per altro. Non, cioè, te l'ho costruita, ma non ci va nessuno, perché? Poi non rompete i coglioni che non ci sono zone industriali. Oddio, forse è un po' dissestato per costruirci un'industria, ma non è vero, perché se ci ha costruito questo qua sopra potete costruirci benissimo anche voi. Appena avremo un po' più di soldi faremo una strada qui per aumentare. Aspetta, aumentiamo un po' la velocità dei giochi. I livelli di inquinamento, sti cazzi. Questa è una città industriale, non è una città di piacere. Poi ci sposteremo in un'altra regione meno inquinata quando avremo fatto troppi danni qua dentro, direi. Credo che sia la scelta migliore. Abbiamo anche la stazione, cioè la stazione, la ferrovia, quindi più avanti potremo costruire una stazione per sfuggire all'ira dei cittadini quando si saranno incazzati, li avremo devastato la regione. E come detto, qua non ci vanno a costruire, quindi non vi lamentate che mancano le zone industriali. Io la zona ve l'ho data, se voi non ci andate, non vi lamentate. Allora, viale ad alta densità. Via ad alta densità nel viale, no, è troppo costoso. 1.300, ok, abbiamo speso di nuovo tutto. Vediamo chi andrà a costruire sotto i ponti. Che cazzo vogliono quelli? Ah, non c'hanno i soldi. Allora, aspettate, abbassiamo un po' le tasse, sennò la gente se ne va, siamo nella merda. Così, più 99, proprio poco. Però in teoria se adesso vengono ad abitare qui recuperiamo qualcosina. Vedete, la gente adesso già è più felice, forse. Non è vero. Non c'è male. Clicca per ulteriori info. Felicità residenziale, felicità commerciale, felicità industriale. Residenziale che vogliono. Reddito alto, reddito. Ah no, vabbè, ancora non ce l'ho le informazioni di questo. Abbiamo il 54% di approvazione. E hai voglia. Abbondante così. Vedete, già stanno venendo ad abitare qui. Ottimo, così aumentano anche gli introiti delle tasse. C'è qualcuno che è andato ad abitare qui sotto. Dai, però non è male anche abitare qui sotto. Cioè, si ha il. Il dettaglio, ragazzi, come vedete, ho dovuto abbassare cioè parecchio, ho messo tutto medio, però non vorrei che poi magari quando aumenta la grandezza della città si abbiano problemi di rallentamenti. Comunque in generale, dai, non è che sia poi così pessima la situazione. Cazzo, oggi tasse più basse, ma che tasse più basse? Sono io il sindaco, decido io, cazzo. L'acqua c'è, abbondante. Abbondante sto cazzo. Ce l'abbiamo per 2.500 mesi, 3.000 mesi. State, bevete alla salute. Pompaggio di acqua in città. Naturalmente non ho rivisto di nuovo quando ho iniziato il video, maledizione. Ma a livello di elettricità, al momento genera 75. Ok, ma inquinamento atmosferico generato è basso, beh, la centrale a carbone che fa inquinamento basso non si è mai visto. Sì, ci mancano le fogne, cioè avete pure ragione, c'è un ristagno di merda. Vediamo un attimo qua sopra, guarda là. Ma che stiamo fuori? No, no, aspetta, la costruisco qua sopra, tanto. Ci entra qua? Bella, non è vero. Non sono. Ah, non c'abbiamo i soldi, no. Vabbè, ve la tenete per mo'. Mettetela sotto il letto, poi. Però cioè, quanto costa? 3.500. Poi quando abbiamo i soldi ve la ritiro. Per adesso lasciamola lì. Guarda qua, mamma mia. Vabbè, più avanti vedremo. Adesso abbiamo 700 abitanti, dai. Una cittadina. Qua la villa, cioè non è la villa del sindaco, è il comune. La villa del sindaco mi sa che ancora non è approvata, no. Mantiene un tasso di approvazione del 70% più. Vabbè, con calma, ci vuole. Questi stanno incazzando. Che cazzo volete? State calmi.
Come detto, manca la zona industriale, ma prima facciamo la cosa delle fogne. Non mi chiedete la sanità, sono a pezzi, sti cazzi. Ci lamentiamo pure, questa è la zona industriale. Cosa abbiamo aperto? Porca puttana. Non si legge benissimo questo. Con queste texture un po' basse. Qui c'è un gommista, un benzinaio. Questo c'è il ciambellissima. E disinfestazione insetti. Ok, vabbè, per adesso la zona commerciale si limita a questo. Poi mi lascio magari queste piccole zone qui per metterci qualche, se ci entrano, qualche parco. Intanto abbiamo, vabbè, sempre problemi di merda. Poi di salute, ma la clinica costa 20.000, ma non l'avrete mai. Sti cazzi, ragazzi, mi dispiace, ma lo so che state male, ma io non posso fare niente. Per adesso non abbiamo dei soldi, siamo indebitati fino al collo. Dobbiamo ridare 75.000. No, 75.000, qualcosa già gliel'abbiamo ridato. Non è vero, perché adesso stiamo ancora pagando gli interessi. Noi abbiamo chiesto i 25.000, siamo ancora scontando gli interessi. Vabbè. Ma questo è tutto l'inizio, poi una volta che abbiamo carburato. Ok, la merda ci sta infestando. Ok. Situazione critica. Vabbè, allora non rompete i coglioni, ripigliatevi le tasse, anche due, perché ci sono, per far soldi servono soldi, quindi abbiate pazienza, pagate un po' di tasse che vi posso comprare il coso per togliervi la merda dal giardino. Per adesso ve la tenete. Eccola là, 3,6, 3,5, non è vero, ce ne abbiamo 3, 2, 6, non 3,6. Dai, dai. Abbiamo già aumentato velocità. Quindi io per adesso, ragazzi, magari registrerò un paio di video, due o tre video, se riuscirò a fermarmi. E poi, in base al vostro gradimento, vedrò se può starne altri o meno. Io, no, vabbè, anche più video me li posso registrare. Poi se vi è piaciuto ve li posto, se no no. Ok, sta arrivando merda, sta arrivando merda, eccola lì, eccola lì. È sul ponte, ha difficoltà di ripresa la merda, perché giustamente scivola in bava. Oh, non vi lamentate adesso, eh. Ho speso 3.500 simoleon per... Quindi, scassate i maroni. Guarda là, mamma mia, che cazzo mi mangiate? Vabbè. Comunque, adesso aspettiamo di recuperare un po' di soldi e la prossima cosa da fare era qui la strada. Perché dobbiamo continuare a costruire qui una zona residenziale. Perché più residenti abbiamo e più soldi dalle tasse prendiamo. Dove si fa shopping questa? Guarda, c'è la zona là sotto. Capisco che magari è poca. Forse, dai, qua magari ci metteremo una zona di negozi appena avremo soldi per finire di costruire una strada. Metto tutto ad alta densità perché ci aiuterà più avanti. Ok. Allora, zona commerciale me la metti qua. E qui zona residenziale. Questo? Vabbè. Felicità, come siamo messi? Ok, sta diminuendo. Questo perché abbiamo aumentato le tasse di nuovo, vabbè. Adesso guadagniamo abbastanza. Poi magari più avanti, ragazzi, ci si potrà anche organizzare per farci una regione. Per chi di voi ha il gioco. Adesso voglio prenderci prima la mano, un po' organizzarmi per bene. Qui che cazzo è? Poi potremmo anche creare una regione abominevole, eh. Tanto si può giocare online, quindi ognuno si prende una cittadina, ci scambiamo soldi, denaro, voi inviate le mazzette al mio sindaco qui in modo tale che io possa generare una grande cittadina, io magari invio scorie radioattive, voi le seppellite sotto al terreno, roba del genere comunque. Ma non posso vendere un po' di energia perché secondo me stiamo facendo un fottio di energia per 800 persone. Tra il fatto che comunque quando avremo finito il carbone ci attacchiamo. Come vedete, una cosa che mi piace molto di questo SimCity è il fatto che si possano personalizzare gli edifici. Prima, con i vecchi SimCity, il problema era che una volta che avevi costruito un edificio, quello rimaneva. Quindi,
dovevi costruirne altri per avere ad esempio energia, in questo caso salute, quello che era. Adesso invece si possono aumentare, come vedete, questo, lo stesso edificio si può fare l'upgrade delle varie componenti. Ad esempio qui adesso posso mettere un generatore di carbone avanzato, questo qui vabbè dovrà essere approvato, di carbone pulito, varie ciminiere. Basta lasciare diciamo una zona un po' più ampia nei dintorni della cosa, e questo mi piace, così come mi piace il fatto che è stato sì semplificato quello della distribuzione dell'energia, dell'acqua eccetera, però effettivamente come era nei vecchi Sim City era un po' eccessiva come cosa, perché si dovevano mandare tubazioni, cavi dell'elettricità in ogni singola regione, in ogni singola zona, e poi magari ci si ritrovava a un certo punto che c'erano degli edifici che reclamavano acqua, elettricità, e non si capiva da dove cazzo si andava a perdere sta tubatura o questo coso, perché era veramente un casino là. Era un po' troppo, sì, bello, divertente e comunque anche tra virgolette più difficile, però apprezzo questa semplificazione che hanno fatto in questo nuovo SimCity. Quindi sotto questo punto di vista, nonostante sia amante della serie, non mi lamento per questa tra virgolette semplificazione. Qua no, c'è il ponte, giustamente non possiamo farlo. Possiamo farlo un po' più in qua, troppo vicino all'incrocio esistente, mettiamolo un po' più in qua, no? Magari se lo fai dritto così, facciamo qui una zona commerciale piccolina, un po' di negozietti, e qua case. Ok, quindi ok, qui ci sono case abbandonate, che con questo possiamo distruggere roba. Tre edifici abbandonati, sì, queste case, perché? Aspetta che fammi avvicinare, dovessi demolire la casa di qualcuno che si incazza pure. Qual è questo? No, questo? Le tasse sono troppo alte. Edificio abbandonato, vendesi, ma chi cazzo se lo compra? Via, via, nuova area, questo? Tasse alte, sti cazzi. Questo pure, edificio abbandonato, tasse alte, vabbè che devo fare? Intanto ve le demolisco. Ok, secondo me conviene abbassare un po' le tasse perché se ne sta andando un po' troppa gente. Famo che togliamo una tacchetta, 13%, dai. Cosa stavo dicendo? Del nuovo SimCity, sì, ok, queste migliorie, anche il fatto della malleabilità, tra virgolette, delle strade, mi piace molto, perché si possono fare strade non solo dritte. Vabbè, sto facendo così io a scacchiera, però in quegli altri era veramente complicato riuscire a fare una cosa di... un po' più diversa dal solito, perché comunque si potevano fare solo strade dritte, non è che c'era tutta questa fantasia. Io direi di aumentare un po' questa zona industriale che c'è carenza, quindi facciamo una strada sempre ad alta densità, perché qua poi ci verrà, questa diventerà una zona estremamente industrializzata, quindi cazzo, facciamolo qua. E che cos'è? Ah, c'è ben i soldi, porca puttana. Sì, ma perché qua non costruite, maledizione? No, là c'è qualcosa che non so cosa sia. Toglimi un attimo le strade, voglio capire. Ma sono zone abbandonate, che cazzo è? Vabbè, non lo so. Comunque, aspettiamo che ci arrivino un po' di soldi. Magari facciamo poi viale a media densità, perché ci costa di meno e quindi forse riusciamo a fare qualcosa in più. Altra cosa, magari qui possiamo fare anche una zona industriale qua, costruire così, sti cazzi, tanto vi ci entra una fabbrichetta. E un po' di soldi li abbiamo accumulati. Sto facendo strade così, lo so che sono costose, però comunque si riescono. Quanto cazzo costa, scusa? Ah, è impossibile creare una cosa pianeggiante qui, e quindi va attaccata, eh? Non è che sto a perdere tempo con voi. Non abbiamo soldi, vabbè. Piano piano. Dai, un po' stanno iniziando a costruire, quindi più gente, più tasse, più eccetera, eccetera. la zona in due. Vedete, qua già le case stanno iniziando, non è vero, non sono case, ma sono negozi. Cos'è? Carni e pollami.
attività disponibile, cercasi personale. Vabbè. Qua faccio un, abbiamo fatto un bel vialone in modo tale che questo è un po' più piccolino, non abbiamo soldi. Anche perché penso che si possa fare l'upgrade. Non lo so, guida. Miglioramento strada, sì. Si può selezionare la strada e trasformarlo in viale ad alta densità. E costa un fottio. Al momento no, poi magari quando ci espanderemo in questa zona. Adesso vorrei concludere qui questa zona industriale. Ma se te lo faccio così la strada, qua non me lo puoi fare. Vabbè, falla così. Basta che fai qualcosa. Soldi, giustamente, ci mancano. Vai zona industriale, mi raccomando, eh. Qua il vento va tutto dall'altra zona. Cosa c'è nell'altra zona, scusate? Ah, niente, montagna. Allora, sti cazzi. Inquiniamo tu. Ma perché la gente se ne va? Ma avete rotto i coglioni? Le tasse, scommetto, le tasse. Cazzo di tasse, oh. Cos'è? Causa tasse alte? Vabbè, vaffanculo. Abbassiamo ste cazzo di tasse. Di nuovo, 12. Meno di tanto non le faccio, eh. Ultima offerta. Che qua dobbiamo pagare i debiti dell'Unione. Occhio a non spaccare le case di qualcuno, che qua si incazza pure la gente. Oltre a tasse alte li demoliamo pure le case. Guarda qua, la gente se ne va. Tasse troppo alte, ce ne andiamo. Ciao. Tasse alte, tasse alte, tasse alte. Vabbè, pure questo se n'è andato. Porca puttana. Ma questi non li avevo demoliti? Cioè se stanno andando tutti, seri? Ok, siamo in difficoltà, ragazzi. Siamo scesi a 600 cittadini. Porca puttana. Ok, Houston, abbiamo un problema. Stanno andando tutti. Allora, le tasse un po' le abbiamo diminuite. Rompete i coglioni. Cerchiamo. Vediamo un attimo se la gente si stabilizza adesso. Ok, siamo risaliti a 800. Quelle case che abbiamo demolito sono state riprese. E allora iniziamo a fare qualche servizio. Servizi pubblici, magari una scuola, non lo so. Se no qua ci crescono tutti i contadini a sta cazzo di cittadina. E non ho la più pallida idea di quanto stia uscendo il video, però direi di interromperlo qui. Ci rivediamo nel prossimo eventualmente, se come detto vi piace. E vabbè, io poi la cosa della città la cambierò più avanti, perché devo registrare altri video. Cioè voglio giocare, quindi approfitto per registrarli. Poi quando faremo tutto un conto del nome della città, i vostri consigli eccetera eccetera, allora noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da quel tale Ale.